Beh, la distribuzione è l'elemento più importante da ricordare, ma ovviamente sulla distribuzione noi possiamo calcolare determinate quantità. Tutte queste quantità che adesso vi vado a elencare sono sicuramente note, però ve le ricordo così dopo non... E in particolare tutte le grandezze che noi possiamo derivare dalla distribuzione dei dati si chiamano statistiche. Per esempio, una statistica è la precipitazione media in campioni di dati. Queste statistiche sono rappresentate da algoritmi con i quali otteniamo. Per esempio, qui ho calcolato la media. Questo è l'algoritmo con cui noi, dato un insieme di dati, n dati, n piccolo dati, calcoliamo la media, sommiamo i valori e dividiamo per n. Quale sia poi l'interpretazione che diamo di questo elemento che è la media dei dati, magari lo potremo vedere nel corso anche delle prossime lezioni con più attenzione. Siete talmente abituati a vederlo che non lo sentite come un elemento estraneo, però di per sé qual è la giustificazione di questo, di questa cosa? Qui ho distinto i medie temporali e i medie spaziali per ricordarvi che quando noi generalmente in virologia analizziamo un fenomeno abbiamo dei dati che si distribuiscono con una serie temporale come avete visto prima, ma anche variano nello spazio e soprattutto abbiamo dei fenomeni dinamici che variano contemporaneamente nel tempo e nello spazio, e quindi noi dobbiamo anche essere attenti a volte di stabilire se stiamo facendo delle medie spaziali, delle medie temporali o per esempio in alcuni casi delle cose che mescolano medie spaziali e medie temporali. Per esempio la misura fatta con un radar meteorologico che misura magari vuole misurare la precipitazione caduta in un punto, in realtà fa delle medie spaziali e temporali mescolate un po' insieme. Quindi non è così strano che io in qualche modo sottolinei questa cosa. La media è un indicatore di posizione, indica più o meno dove sta sull'asse reale la distribuzione dei dati. Un altro indicatore importante è il range, cioè la differenza fra il massimo e il minimo degli dati che avete. E anch'esso è un indicatore di scala, ma tiene conto di solo i due dati. Scala significa di quanto larga è la distribuzione dei dati. Quindi indicatori di posizione, in inglese location, e di scala scale, ve li ricordo perché dopo li trovate queste parole le trovate negli strumenti di calcolo che useremo nelle prossime dalla settimana prossima. Un altro indicatore di posizione è la moda, che non sono le sfilate ma che si tengono in questo momento a Milano, in cui tutti più o meno ci capita, cosa importante che porta a un sacco, ma la moda è nel nostro caso questa, qua è scritto in inglese. La moda è il punto di più frequente distribuzione, cioè il massimo della distribuzione. Qui l'istogramma è stato approssimato con una curva continua, in particolare probabilmente con due curve, sovrapposizioni di due curve continue, e il punto più elevato è la moda. La mediana la vedete rappresentata lì, e la media è rappresentata con la linea tratteggiata. Moda, media e mediana generalmente non coincidono, come dimostra questa distribuzione. La moda rappresenta il valore più frequente, ci possono essere distribuzioni di dati che possono essere multimodali. La mediana, l'abbiamo già visto, è rappresentata da quel valore per cui il 50% dei dati è inferiore a quel dato e il 50% dei dati è superiore a quel dato. Il fatto che esistano dati multimodali è
in idrologia è una cosa importante. Per esempio, chi di voi sa l'interpretazione del racconto del sogno del faraone fatto da Giuseppe? Sulla mano. Allora, nell'Antico Testamento, che è comunque un bel libro da leggere, nell'Antico Testamento c'è questo Giuseppe che interpreta i sogni, e il faraone sogna 7 anni di vacche grasse e 7 anni di vacche magre, e dopo sognano le altre cose anche, e noi cerca di capire che cosa voglia dire questo sogno. Allora Giuseppe gli dice: il 7 anni di vacche grasse sono anni di benessere, in cui vi sarà un abbondante raccolto. A questi 7 anni seguiranno 7 anni di vacche magre, e queste durante il periodo di vacche magre, quindi il raccolto sarà insufficiente, quindi tu devi badare negli anni di vacche grasse di immagazzinare il grano per poi distribuirlo. E poi c'è tutta una storia interessante che si svolge, che ha degli antefatti che poi anche se andate a leggervela, perché questa è un'interpretazione idrologica, forse una delle più antiche interpretazioni idrologiche che esistono, perché il benessere nell'antico Egitto era dettato dalle piene del Nilo. Quindi questo Giuseppe stava dicendo al faraone: avrai 7 anni in cui le piene del Nilo saranno abbondanti, porteranno il limo fertile e vi saranno raccolti abbondanti, e vi saranno 7 anni in cui questo non avverrà. Questo non avverrà, e in particolare questo da un punto di un'interpretazione moderna è le piogge monsoniche che portano l'acqua al Nilo Blu, che poi è l'85% dell'acqua che passa per il Nilo, per qualche ragione di qualche teleconnection, di qualche variazione climatica, non avverranno, e quindi il Nilo sarà in secca. Interpretazione idrologica. Allora, se noi andassimo ad analizzare le distribuzioni delle piene del Nilo, della portata nel Nilo, osserveremo una distribuzione probabilmente che ha due mode. Una moda che è quella in cui c'è la portata alta, e un'altra moda in cui c'è quella portata bassa. E quello che vi sto dicendo, la distribuzione quindi delle portate, è che il sistema climatologico si gira intorno, per cui ci sono, a volte sta per 7 anni sulle portate alte, a volte sta sulle portate basse. A leggere la storia si impara anche l'idrologia e si impara anche la statistica. In effetti, non a caso, la geometria e queste cose nascono nell'antico Egitto. Va bene. Un parametro in genere è una stima della statistica. Lo stimatore della statistica è quello che vi ho mostrato prima. E quindi media, moda e varianza sono indicatori di posizione, abbiamo detto.